Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più simpatico e utile dei youtuber su YouTube. Oggi parleremo di Nin. Che cos'è il Nin? Se stai guardando i miei video dall'inizio dei tempi e non sai ancora cos'è il Nin, chiave di Packer, perché è una cosa importantissima per la ricerca del lavoro. Il Nin è l'acronimo di National Insurance Number. Segnatile sta voto perché non te lo puoi dimenticare, è importantissimo. Tra parentesi, dobbiamo dire una cosa molto più importante: se andate in Inghilterra e chiedete del NIN, per esempio a qualcuno che non sia italiano, e dite, che ne so, do you have more information about NIN? Non ti capiranno, non vi capiranno, perché NIN lo diciamo solo noi. In Inghilterra viene chiamato NI Number o National Insurance Number. Che cos'è il NIN? Il NIN è il codice fiscale, niente di più facile. In pratica voi venite a Londra per cercare lavoro, venite in Inghilterra per cercare lavoro, venite nel Regno Unito per cercare lavoro, ovviamente dovete diventare dei contribuenti del governo, altrimenti se volete lavorare a nero, che venite a fare in Inghilterra? Fatti furbo. Ricapitolando, il NIN non è nient'altro che il codice fiscale ed è univoco. Non esistono diverse tipologie di NIN, esiste solo ed esclusivamente uno. Adesso vi starete chiedendo, sì, ma come faccio ad ottenerlo? Posso stare in Italia e richiederlo? Prima di tutto, condizione essenziale per richiedere il NIN è risiedere nel Regno Unito, ovviamente. Come risiedete nel Regno Unito in maniera legale? Affittando una casa. Come affittate una casa in maniera legale? Facile, avendo il contratto. Se non avete un contratto che vi certifichi il fatto che voi effettivamente state vivendo a Londra in maniera, diciamo, permanente, difficilmente riuscirete ad ottenere il NIN. Come si ottiene? Facilissimo. Una volta che siete venuti qui nel Regno Unito, avete affittato una camera o una casa, avete il contratto di affitto, ovviamente in maniera del tutto legale, dovrete telefonare al Job Center Plus per fissare un appuntamento. Per avere maggiori informazioni vi lascio in descrizione in questo video un link che vi collega direttamente all'articolo del blog di Living London Way, in modo tale che potete vedere tutta la prassi, come deve essere seguita. Ad ogni modo saranno indicati i numeri di telefono e anche che cosa dovrete dire se avete difficoltà nel parlare in inglese, quindi cioè, vi basta semplicemente leggere queste cose, anche perché quello che vi domanderanno è standard e anche il modo in cui vengono domandati determinati dati sono standard. Che cosa succede quindi se non avete il NIN e riuscite a trovare lavoro? Molti in internet dicono che anche senza il NIN si può lavorare, non c'è niente di più lontano dal vero. Cosa invece si può fare? Si può richiedere un NIN temporaneo che vi permetterà di comunque incominciare la vostra attività lavorativa sia come lavoratore dipendente che come lavoratore autonomo. Questo che cosa comporta però? Che sarete doppiamente tassati. Sarete doppiamente tassati perché continuate a essere contribuenti dello Stato italiano, ma comunque esercitate un lavoro o una professione nel Regno Unito. Però non vi preoccupate anche di questo. In attesa quindi di questo National Insurance Number permanente, potete utilizzare questo temporaneo. Al termine dell'anno economico, e nel momento in cui ovviamente sarete passati al National Insurance Number permanente, al 100% vi saranno rimborsate totalmente le tasse in eccesso che avete pagato. E questo ve lo assicuro al 100% perché stiamo parlando del Regno Unito. Quindi state tranquilli. Però il mio consiglio ovviamente è quello di fare il National Insurance Number permanente subito, immediatamente. Cioè, quindi, che dovete fare laggiù per essere veramente molto più dinamici nella cosa? Appena voi venite in Inghilterra, la prima cosa in assoluto che dovete fare è aprirvi un conto in banca, fare la richiesta del National Insurance Number e ovviamente cercare lavoro. Anche perché, cioè, venite qui in Inghilterra per guadagnare qualcosina di soldi. Se siete già dall'inizio doppiamente tassati, diciamo forse non state facendo il passo giusto. Nel blog troverete tantissime informazioni utili. Se avete altre domande potete commentare sotto all'articolo in questione, anche perché gli articoli che troverete sono scritti in base alle esperienze personali degli autori,
Quindi se scrivete un vostro commento o magari qualche domanda che non riuscite a trovare in giro per il web, sicuramente riceverete una risposta. Nel blog che ho creato troverete tantissime informazioni utili e delle guide essenziali per chi effettivamente è deciso e caparbio e vuole venire a vivere nel Regno Unito. Potete commentare, e anzi è importantissimo che voi commentiate e che condividiate sia il video che gli articoli. In questo modo la nostra community crescerà sempre di più. E quando avete trovato il posto di lavoro dovete semplicemente comunicare il vostro numero di National Insurance Number al manager e lui lo inserirà nella loro banca dati per il pagamento delle tasse. Niente di più facile. Una cosa importantissima però la dovete ricordare, ragazzi: il 90% delle aziende richiede il NIN permanente come condizione di assunzione. Quindi why you blada fab force? Quando poi avrete l'appuntamento per andare a prendere il NIN, che cosa succederà? Non dovrete nient'altro che andare a un Job Center Plus, dare i vostri documenti, fare un piccolo colloquio in inglese. C'è anche la possibilità, tra l'altro, se non siete in grado di parlare inglese, di farlo in italiano con un traduttore. Ve lo sconsiglio altamente perché può essere pregiudicante, perché ragazzi può essere anche che non vi diano il NIN. Se non vi danno il NIN non vi conviene essere nel Regno Unito, ve ne dovete tornare con le pive nel sacco in Italia. Però una cosa ve lo dico molto francamente: se non vi danno il NIN siete dei cretini, perché è facilissimo. Che cosa è che non dovete dire in fase di colloquio? Ma questo vale ovviamente anche quando dovete prendere un lavoro, state facendo un colloquio per un lavoro. Non dovete dire che ve ne volete tornare in Italia, magari un giorno. Dovete dire: no, io amo l'Inghilterra, io ci voglio stare tutta la mia vita in Inghilterra, perché sono, non lo so, inventatevi le scuse più grandi che potete, perché l'Inghilterra è il posto più bello dove vivere e perché volete viverci per tutta la vita. Se dite a un qualsiasi manager o magari a quelli del National Insurance Number che avete intenzione magari in un futuro prossimo di tornare in Italia, dimenticatevi che vi diano il NIN, non ve lo daranno mai. E così anche un lavoro, nessuno ve lo darà mai. Quindi dovete essere proprio armatevi di una faccia da culo, e anche se volete stare 3 mesi in Inghilterra dovete dire: sì, voglio rimanere qui, è la mia vita, il tempo giusto e il mangiare di merda. Quindi è essenziale. Vabbè, fate questo colloquio, date i vostri documenti. Se avete il passaporto vi conviene portare il passaporto, se non avete il passaporto va benissimo anche la carta d'identità. Però magari ci può essere qualche piccola difficoltà di registrazione dati, perché sì, ebbene sì, noi italiani siamo gli unici che hanno ancora la carta d'identità sul cartoncino e quindi facciamo le figure di merda. Però ad ogni modo non è una cosa essenziale, cioè se avete solo la carta d'identità va benissimo anche quella, o altrimenti portatevi il passaporto. Vi chiederanno se avete degli income dall'Italia, cioè se qualcuno vi manda dei soldi dall'Italia. Vi faranno delle domande, vi diranno come vi state mantenendo. Voi dovete dire assolutamente che avete dei soldi, che vada a parare, vai giù, è facilissimo, perché quelli vogliono capire se voi siete venuti in Inghilterra per delinquere. Quindi dovete dire assolutamente che avete un sostentamento e che tra l'altro avete già dei colloqui di lavoro che dovete fare. In questo modo si acquieterà l'operatrice e dirà: vabbè, questa è una brava persona, è venuta qui e vuole contribuire alla crescita fiscale del governo. Quindi siate furbi, non perdetevi in chiacchiere sul serio. Vi chiederanno ovviamente se avete già un conto in banca, e lo stesso vale per il conto in banca. Quando andate ad aprire il conto in banca dovete dire che volete rimanere nel Regno Unito per tutta la vita. Io vi consiglio sempre di andare alla Barclays perché è ottima. E quindi niente ragazzi, vi ricordo ancora una volta che in descrizione troverete il link di un articolo dove ci sta spiegato tutto per filo e per segno e passo dopo passo come ottenere il NIN nel Regno Unito. Quindi vi consiglio altamente di andare su quel sito, di leggere attentamente tutto l'articolo, eventualmente di commentare, di condividere se siete delle persone con Zidane Rus, perché dovete, ovviamente non fate gli egoisti, condividete il vostro sapere, la vostra conoscenza con le persone che stanno nella vostra stessa situazione, perché solo se ci aiutiamo tra di noi le cose possono migliorare. E da Nocciolino 24 è tutto, ci vediamo!
Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24. Questa è la mia storia ed oggi parliamo di come fare, non lo so come fare.